Buongiorno ragazzi, io sono Stefan Caos e oggi sono qui con Wolf e con Jacopo. Perfetto ragazzi, oggi siamo su GTA 4 per un gameplay single player. Cosa facciamo oggi? Escape Ma dalla oggi, polizia? beh, adesso poi vediamo. Comunque questo qua non sarà un gameplay unico. Ha avuto infatti l'inizio alla sera che si chiamerà la trilogia di GTA 4, perché come sapete, oltre a GTA 4 sono usciti due giochi. Sono The Lost Endame e The Virus dei Tony, quindi adesso poi Notare vedremo. il tizio che ha tirato una testata sul cofano. Vabbè, comunque, E oggi siamo con Jacopo. che versione? Super GTA 4, quello normale. 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 Perfetto. Perché se no gli utenti poi si confondono. Ma sì, ma guarda che differenza il personaggio dal Sì, no, sbagliato. Guarda, io adoro troppo stirare le persone in GTA perché guarda, notare i voli che fuori. Naturalmente Stefan Kraus non è che è un pazzo assassino, un psicopatico. Naturalmente. Vai, E non è che recentemente hanno detto che io sono diventato pazzo grazie a GTA e ho cominciato a ammazzare persone. no, guardate che se uno ammazza una persona, non è colpa di GTA, è colpa del TG1. Ah no, è vero, ci attacchiamo subito a questa, perché bisogna dirlo. Studio Aperto ha fatto un servizio su GTA V, naturalmente. Presentato da Emilio Fede. No, ma questo. Emilio Fede non faceva niente di studio. Stefan Carta ammasso. Comunque, Emilio Fede non ha mai fatto niente. Costira Comunque. le persone che a me piace tanto. No, non lo Ma ammazziamo perché noi, fai commissioniamo un creeper. Ah, è vero, come avete sentito, Stefan Carlos purtroppo è morto per colpa del E come ho già detto, ho perso solo una gamba, non sono morto. Adesso qualche quadretto vita, qualche cosa, ma purtroppo poi è basta che mangiare una mela e. Anzi, ho anche una coscetta di fame adesso. Ma Nerd che siamo tutti pazzi. scavatori time. Oh, sali qua, è una figata. Adesso Vai, finito lo posto di blocco. stia Sì, tutti, ma comunque noi ci differenziamo dalle masse anche perché tutti GTA quinto, il mio fratello, prendi GTA quinto che è tutto nuovo. No, è già uscito. 18. Sì, Sì, è è uscito uscito, è 17. Aspetta, adesso bisogna informarsi su Google Chrome. Censurare anche Google Chrome. Oh, ma oh, cioè, ma sti qua, cioè, no, questi qua sono. Allora, secondo me il migliore gioco su cui fare un live è sicuramente GTA 4, anche perché fai. No, 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 è migliore sono sarà per il tuo Qual ma è? visto che io non ce l'ho perché Stefan Caro non vuole sganciare i soldi. Oh, che cosa Io non sono per niente d'accordo, secondo me è solo un simulator. Vabbè, quello lì è. Ah no, aspettate, vediamo un po' se c'è qua. Oltre che il gioco di Max, che avrebbe, non so se Stefan Caro lo sa già. Perché Stefan Caos parla sottovoce come al Sto solito? cercando di dire a Wolf che probabilmente deve mettere la macchina in terza persona perché altrimenti vederla così ti annoia. Cioè, almeno secondo me Vabbè. le persone si annoiano, è meglio vederlo che le persone le stiri in terza persona. Sì, ecco appunto. Ma il Ma problema è anche se più. non le stiri non c'è problema. No, così è normale, guarda mica la Io non differenza. la so guidare così. Ma è uguale! Forse fai guidato in quella virtuale. Madonna, Ecco! aspetta, ti serve. Dai, scappa, corri. Scappa, scappa, su. Ma a me sembra che corra come un dico. Ma Hai ucciso una povera persona in taxi! quanti ce ne sono? Stiamo Era facendo una un cosa. blocco di polizia speciale. È una cosa 4 in macchina. Scusa, ma siamo appena scesi anche la mia, perché sono. E voi lo sapete perché c'è LCPD sopra? Lo sapete, lo sapete, lo sapete perché si chiama Aspettate, LCPD? adesso qua dobbiamo farlo, lo so che sta usando i Può cambiare lo sfondo del cellulare? Metti la foto di tuo figlio. Sì, a proposito, ricordiamo sempre il mio numero di telefono che è 339-24-BIP. Giusto. C'è anche la macchia di sangue. Chiamatemi numerosi, eh. Boom! No. Avevo attivato aspetta. Allora, ragazzi. Cosa hai fatto? Ah. Adesso direi di andare in aeroporto. Perfetto. Dai, andiamo nell'aeroporto a fare tutti i casini, mica potenza figata. Ma Guarda, stiamo già adesso facendo un sacco di casini. lo so, però almeno puoi fare. Oh! Notare Cosa fa? lo svuoto. Oh, prendi sotto quella, prendi sotto. Ci sta. Pomaci, pomaci, pomaci. Ragazzi, Mamma mia, come ci sta? questa volta ho il cellulare in basso dei messaggi, quindi giusto per farvi vedere che. Cioè, poi la cavalcata del valchiere di Wagner c'è proprio. Non l'abbiamo fatto, c'è il coschi. Allora, ragazzi,
giusto per farvi notare che io ultimamente ricevo tanti messaggi sul cellulare, togliamo la vibrazione e quando vedo che sto mettiamo di fianco al microfono. No, 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 dai. Come fate in qualche naso. E Wolf cerca disperatamente di evitare la macchina della polizia. Ma non l'ho evitata. No, lui ci va addosso. Cerca di evitare. Faccio. Anche vabbè, in realtà. Vabbè, ancora cerca. Anche in realtà, quindi nella nostra città. Camper. Pomascia. Notate che anche nella nostra città, quella di noi che da planeti di tutti. No, sta saltando in aria. Facciamo tutti i giorni queste cose. Qui anche a ecco. Iniziati a trovare numerosi all'indirizzo B. Adesso tutti gli alieni, ma noi non sappiamo dov'è. Guardate, guardate su un Atlantio. Eh sì, non però siete forse a città di Bibi. È la città di Emilio Fede. E di Bibi. Ecco, no, così abbiamo detto dov'è. Dov'è che abita? Aspetta, dov'è che abita? Tanto registra anche se ho su Google Chrome, no? No, di regola sì, di regola sì, ok. Ma Emilio si scrive con la G o senza? Ma cosa? Vabbè. Vabbè. Uno è morto. Io soltanto lo do Emilio se lo scrivo con... Faccio adesso errore, sì, giusto. Aspettate, vediamo un pochino, qua dice, qua dice che è nato a Barcellona, Pozzo Rigore. Già direttore del TG1 al 1982, dal 1981 al 1982, cazzo è durata poco. E del TG4 dal 92 al 2002. Wolf, vediamo la diretta. Ma no, ma per... Wolf che muore in diretta. Attenzione, vale. Qua c'è scritto che è stato accusato di favoritismo. E poi cosa c'entra Piero Ricca, boh? Roberto Saviano. Amici di letto. Amici no, di letto. Spera, amici... Spera, no. Il problema è che ci rinuncia tutti per informazioni. Ah, no, ho sbagliato! C'è anche Germano Mosconi! Ma cosa c'entra? Non so! Adesso io ho fatto... Quindi ragazzi, se volete venirci a trovare, venite a trovare la città di Emilio Fede, che ricordiamo Barcellona, Pozzo di Gotto, che si trova... Voltate l'angolo dietro casa vostra! No, esiste come città, no? È scritto qua. È un comune italiano di 41.642 abitanti a provincia di Messina, in Sicilia. Ah, beh. È il più popoloso comune a provincia dopo il capoluogo. Cazzo, e tu non sai ste cose? Io non mi fai niente, dove abita Emilio Fede? E sindaco è Maria Teresa Collica. Ma che? Voltiamo pagina. Perché qua c'è scritto voltiamo pagina? No, giuro, su Wikipedia c'è scritto Maria Teresa Collica e tra parentesi c'è scritto voltiamo pagina, cioè proprio non parliamo. Lasciamo stare. Perché? Ah, voltiamo pagina perché intende la lista civica. Gira, entra dentro! No, mi sospetta! Ci sono due pali, un'apertura grossa così ci sono due pali in mezzo, la foresta forse non era proprio esattamente così. Oh dai, facciamo un po' di stunt sul... Vedi quel cartello giallone lì? Perfetto. No, guarda qua sul computer. Uscio, Brescio. Guarda dov'è qua. Ancora. Oh, non ci crederete, ma Jacopo mi ha addirittura aperto Google Maps per farci vedere dov'è la casa di Emilio Fede. Ma non so che fede. Occhio all'aereo. Io. Guarda che bella che è. Guarda quando una mica dall'alto, che merda. Cioè, che bella che è. Guarda, ma che bella, c'è anche sta cupola qua nella chiesa. Ma come vedi da me? Guarda, se la ingrandiamo poi, e possiamo anche farlo per avere contro il più, ma che bella se la ingrandiamo. Ma che bello, non ti piace? Basta, comincia, ritorniamo al gioco, per favore. No, guarda qua. Papà, papà, no, forse qualcuno ha scattato una foto mentre sparava i colpi e i colpi hanno bucato la fotografia. Ma che... Non so, ci sono i cosi bianchi che sembrano parabole. Sono parabole, infatti. No, non sono parabole. Mi sa che non sono. Ma perché? Ma cosa fai? Emilio Fede, licenziato. È stato licenziato? Sì. Sì, sì. No. Aspetta. Ma è stato licenziato il 29/03/2012. Ma che roba, ma che bella faccia che c'ha? È da un po' di tempo che è stato licenziato, o no? Allora ragazzi, adesso vi serviamo l'immagine, ve lo facciamo vedere perché è troppo figo. Assolutamente, per durante il montaggio ci ricordiamo di mettervi l'immagine di Emilio Fede. Noi siamo assolutamente fedeli a Emilio Fede. Ecco, dopo ci denunciano per dopo ci denunciano per stalking. Guardate che numero. Oddio. Possiamo notare l'immagine di Emilio Fede. Magnifico. Wolf si riesce addirittura a incastrare sotto un ponte, vabbè. Ragazzi, abbiamo qualche piccolissimo problema. Sali sopra, per favore, che devo che fare. Ma guarda,
Ancora sei una passato, per salvare l'immagine la chiamo Emilio Fede con la geoscienza. Comunque vabbè, ma perché sei salito su? Ah, si scrive senza, allora lo scriviamo. Oh mio Dio, ma stavo cavalcando il cuore da chi? Ma cosa vuole? Ti dovrai dicevo. No, guarda a destra, guarda a destra. No, aspetta, dobbiamo scappare. Ma ti sei barricato dentro, guarda che dall'altra parte ci sono. La polizia non passa. Vabbè, poi c'è un mio amico che mi ha mandato un messaggio, mi dispiace, non ti posso rispondere, sto viaggiando su GTA. Ma cosa vuoi? Sono tutti con te, mi dispiace. Ma c'hai dei problemi? Guardate, guardate. Scappa. Cioè, praticamente Wolf ha otturato tutto il passaggio con la. Ma cosa fa? Ma che roba! Ma che roba! No, scusa. Naso! Pronto, mamma? No, sono qui che sto sdrogheggiando con gli amici su GTA. No, come? Ah no, prometto. No, scusa, era una battuta. Va bene, ok, non le faccio più. Allora, ecco. Ma naturalmente lui sta parlando con mia madre che è in Occio! Vai mamma, fai un saluto agli amici in diretta. Ciao! Avete sentito mia madre in diretta? Ma no! Sto sorpreso con l'acqua totale! Mamma, hai sentito? Stiamo totale! Scappa! Oh! Si è scappato la polizia, mamma! Saremo lì fra 5 minuti! Facciamo 10! Se faccio in tempo ti porto una pizza. Ma scusate, no, no, fermati al burger shop che prendiamo una pizza. Di sopra di patti. A breve. O tutte e due. Oh sì, ma guarda, si è fermata. Wolf che si esasta. Oh sì. Ah no, aspetta, adesso vediamo se ce la facciamo a fregare di cosa. Oh ma secondo me riusciamo a fregarglielo, eh. Sì, se non ti ammazzano prima. Aspetta, è sceso l'altra gente. Corri! No, tu non mi fermi! Buttati giù dal ponte che mi. Cioè, scusa, No, ma stai tornando indietro! Ecco, cioè, qua stiamo, torneggiamo. Attento! Ok. Io dico, Simon dice, forza questo veicolo. Benissimo. Oh, è saltato ancora. Succede sempre. Ma cosa fanno? Ma perché si inchiodano lì davanti così non tu le prendi in pieno? C'era il volume e il microfono che non poteva. Vabbè, ragazzi, 5 stelle. Forse possiamo andare a 6. Dai, come l'altra volta, come quell'altro video che non so se l'abbiamo già caricato o ricaricato. No, ma l'abbiamo caricato, comunque non ci siamo arrivati. Vabbè, lo caricheremo a breve, non ci siamo arrivati, però nella seconda puntata del prossimo video lo faccio vedere. Sì. E Warcraft sta sterminando la popolazione di Liberty City. Nel frattempo sterminiamo. Sterminiamo la gente di Liberty City. Ma quanti abitanti erano Liberty City? Aspettate. Ma 4 milioni abbiamo sterminato. Cerca New York. Adesso dobbiamo contare uno a uno le persone che passano e vedere se coincidono con i dati di aria di Liberty City. Vola la maglia. Adesso mi schianto. Scusa, ma perché anche qua c'è scritto Liberty City in Grand Theft Auto? Non mi aspettavo di trovarlo su. Sì, ma non ci sono il numero di abitanti. Sì, ragazzi. Ah, è il nome di una città fittizia. No, Wolf si incastra dentro, ecco, perfetto. Ah, ecco perché non ci sono scritti gli abitanti, è il nome di una città fittizia. No, cerca New York. No, aspetta, c'è davvero una città che si chiama Liberty City. È la New York questa, Miami, sta qua a New York. Ah, New York. Sì. Allora, vediamo, scusate. Ma di New York. Guardate l'auto! Oh mio Dio! Notate l'auto! Lo sa! Oh mio Dio! Allora, la zona dell'area è circa 15,46 km quadrati. Che pochi. Popolazione 2010 di 19.725 abitanti. No, calcoli. Facendo due calcoli, calcolando che una persona scopa tanto e almeno due figli, adesso dovrebbero esserci circa 22.000 abitanti o di più. No, sono morto. E io propongo di darmi un like control e dopo di ripassarlo anche a Jacopo Mi, se è possibile. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Adesso siamo arrivati a 5 stelle. Guarda le 5 stelle. Ma 5 stelle ci siamo arrivati.
Ok, adesso vedrete come gioca la Stefan Cala. E invece New York, per cui è prima di Liberty City, ha 8.336.697 abitanti. È stato aggiornato oggi, perché ho aggiornato io. Scusate ragazzi, metto un attimo a posto le cuffie, perché veramente non ce la so. Sì, no, anche se non mi tiri i capelli. Non stavi zitto, ok, perfetto. Allora, la capitale di New York si trova intersezione dei tre stati. L'intero generale interno conta 18.233.567 abitanti. Mentre quello metropolitano di 23.019.036 abitanti. Comunque. E oltretutto io direi che possiamo anche, già che ci siamo, controllare quanto tempo ci mise il modulo lunare in lemma a raggiungere la Luna partendo dalla Terra e contare quante persone c'erano a bordo, il peso del primo modulo, quello del secondo, il carburante e anche altri dati tecnici. Comunque, aspettate un attimo che cerco su YouTube. Importante. Allora. Posto i vostri post. Diteci com'è che state facendo in storia, in qualsiasi materia, noi ve lo spieghiamo come Dio li spiega. Allora ragazzi, innanzitutto cos'è che devo cercare su Wikipedia per trovare... Naturalmente non sto cercando di sterminare ogni poliziotto e ogni persona che esiste su questo pianeta. Io, cioè, vabbè, però no, devi ammetterti che non è molto più provocante, come ti permetti, il frigamico. Siamo a 15 minuti, quindi siamo una bitch. Ti metti a fare più scoperchia. Ma cosa? Vabbè. Qua stiamo toggeggiando. No, sto cercando. Oh, ecco. Allora, raggiunto l'orbita massa, la navicella Apollo, cioè CSM e LM, compiva un giro e mezzo intorno alla Terra, ancora agganciato al terzo stadio errato. Il casino, ragazzi. Era una nuova accensione, poi la rotazione 180 gradi. Dovete sapere che questo qui pesava. Il lancio razzo di circa 3.000 tonnellate era uno spettacolo particolarmente impressionante. 5 motori al primo stadio venivano accesi quasi contemporaneamente e consumavano circa 15 tonnellate di carburante al secondo. Sembra la mia ricerca di storia. Ma 15 tonnellate al secondo? Ma come si sa quanto costerebbe il carburante oggi? Siamo a 1,70. Ma noi non possiamo capire la stazione del cielo. Mi fa la, mi fa il tiro. Si tavolo in asse a costo 1,40. Io questo qua la faccio, mi ha fregato l'aria. Ha raggiunto la velocità 24.000 km orari il terzo stadio, E poi è arrivato una quota 135 km e poi si è staccato. E guarda che la fase è infrenata, era un momento in cui si cerca di vedere la velocità e si raggiunge i 1695 metri al secondo, circa 150 metri al secondo. Il motore viene acceso al 10% a potenza per 26 secondi. Ma non lo sapete, queste cose sono importanti, cazzo. Certo. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dello sdrogheggio su... Comunque ragazzi, ok, aspettate che faccio una proposta al vostro prof. Se dovete imparare qualcosa che vi annoia, ditecelo. Noi ve lo facciamo imparare con un video di GTA. Perfetto. Allora ragazzi, stanno dicendo sdrogo. Dunque, giusto per informarvi al momento cos'è sempre questa parola, vediamo su Wikipedia cosa dice riguardo lo sdrogo. Allora, sdrogati. Non esiste su Wikipedia. Aspetta, vabbè, allora cerchiamolo su Wikipedia che... Sdrogo. Oh ragazzi, ma io non sto facendo niente. Tu cerca su un'enciclopedia. Aspetta. No, intanto lei non sta neanche guardando la PlayStation. Sdrogo. No, sì. Eccolo qua. Ma so. Ma significato di sdrogo. Dedicato a sapere chi è questo? Dedicatevi questa, la mia traduttrata. Che poi no, uno ma fa. Forse, ma questa qui. Questa qui non è la pagina che ti spiega cos'è lo sdrogo, ti sdroga, cioè, dice, grazie a Joffer puoi scoprire il significato di passato per Apollo, poi è passato per i cani, non so cosa c'entra un cane con la droga, lo sdrogo. No, aspetta, sul dizionario. Comunque, ragazzi, cosa abbastanza importante. Io in 15 minuti ho morto lo stesso numero di volte che ho morto, se passassi tra minuti. Tu sei cercato. Però l'hanno trovato. Non so, se nessuno qua sa cosa vuol dire sdrogo. Cerca sull'enciclopedia. E non c'è. Ma l'ha cercato sull'enciclopedia. Scusate ragazzi, adesso ma serio? Andiamo all'aeroporto di Genova, cioè voglio dire la ragazza di sto... Sì, bravo. No, Liberty City. Che vuol dire sdrogo?
su Ansia, quindi bella radio. Ho cercato su Google e niente, credo non esiste nessuna lingua come parola. Cazzo, no. Nessuno sa cosa vuol dire sdrogo. Vediamo di ogni click. Aspetta. Allora, cosa stai cercando? Cerca io su Answer. So, volevo dire, cerca su Beep. Perché, ecco. Allora. Vediamo adesso direi di telefonare Johnny Click di chi per i che programma allora. Sdrogo Time. Cazzo, neanche su Yahoo Answer lo sa. Ciao, maschimale. Ah, ecco, ecco, ne ho trovato forse. Riguardo a Mela God ho trovato. No! Bello ragazzi, ho scoperto come si spara. No, io lo sapevo già. Io no. Va bene. Allora, vediamo. Ma che finta della God? Inoltre le parole sdrogo, sdrogheggiante che stanno sempre in bocca a Johnny Click. Ma nel vocabolario italiano non ci sono. Ma che cazzo, Sì, però non dici cosa vuol dire, ma cazzo, non è bastardo. Forse Johnny Click con le parole stroke e strokeggianti vuol far capire cosa prende prima di fare i video. Benissimo. Questo qui poi lo tagliamo. 40.000 dislike. Ragazzi, non parlo più, sono concentrato. Salvo un po' pure YouTube. Ah, ecco, ecco. I migliori saluti simpatici per YouTube. Salve a tutti, questo è il vostro nickname, no? Salve a tutti, eccoci il nuovo video. Benvenuti al tubo, ragazzi. Io avevo pensato buon sdrogo a tutti, ma credo sia già usato da Johnny Click. No, dice, come si dice, mi no. Aspetta, adesso lo cerchiamo. Ma cosa stai facendo? Adesso lo cerchiamo un attimo. Com'è che si scrive? Ma io ho ucciso quello che mi dava la chiave. Vabbè, comunque, c'è Jacopo Mitti sta cercando Johnny Click, non si sa perché. Eccolo qua, Powered by Sdrogo. Allora, voglio far notare che tutto... voglio farvi notare che tutto questo è uscito fuori non mi... dai video fake. Aspetta. Tutto questo voglio far notare, tutto. Allora, ma non facciamo ascoltare il video, dai, mi stai prendendo in giro. No, non lo faccio ascoltare, ascolto io nelle cuffie e poi riferisco. No, dai. Ah, ecco, ecco, lo strogo, non so. Ma allora, sono io il tecnico qua, non so io cosa faccio e cosa no. Allora. Dunque, fucilato. Allora, strogo, significato di Vatuzzi. Ma... Aspetta, proviamo sulla pagina 2. Pagina 2, qualcosa. Sì, la pagina 2 è uguale alla prima. Cioè, ecco. Ma anche la pagina 3 è uguale alla prima. Ma ragazzi, non sono ancora morto, mi caso. Vabbè, dai, chiudiamo che è meglio, se no parliamo ancora di Emilio Fede. Come in questa magnifica forma. Siamo 22. Come in questa 22 sì, ma si sta registrando pure, sta registrando, sì, sta registrando. Ecco, Emilio Fede, stiamo ora togliendo l'immagine per Emilio Fede. Pensa di Dante. Ma che bello che è! Ma che bello che è Emilio Fede! Occhio sdrogo totale, ma lasciamo. Guarda lui che ti guarda in faccia! Cantato poi al modo il lino nazionale francese. La danza marsigliese. Sono tutti maschili. Guarda che bello che va, che faccia che c'ha, la sua bocca disprezzante, il naso a portata, la mano all'insù. Naso. Gli occhi che ti guardano. Ragazzi, forse abbiamo capito cosa vuol dire sdrogo, è veramente quello che abbiamo preso prima di fare sto video. Dai, finiamo perché siamo 23 minuti, insomma. Vabbè, direi adesso... Sto scivolando via dalla macchina. Vabbè. No, voglio un joystick. Allora... Dai, almeno un minutino di joystick. Allora, aspetta che mi suicido. Non mi suicido. Dobbiamo morire. No, morite tutti, insomma, setti, vi faccio il culo, fini, usce del cacchio. Sì, però detto non sapete tutto. Cos'era. Non sapete cos'è. No, porca di c'è in testa. Ma scusa, ma cosa fa? Oh, ma non muore mai sto qua. Li ammazzo tutti, li ammazzo. Tanto ormai sei morto. Li ammazzo tutti, li ammazzo. Tu cacchio! Salta tutto in aria. Ragazzi, immaginate se adesso lag il computer, si spegne, non so. Nella stanza. Ma no, non c'è. Oh, tocca a me adesso, dai, almeno un minuto. Allora adesso mi dici che mi hanno fatto ammazzare. Te! Vabbè ragazzi, nel caso in cui si prolunghi ancora un po' vi diciamo ciao da Stefan Carlo. Ma no, ma scusa, ma no, nel caso in cui si prolunghi ancora
E che cavolo? Ma tanto adesso finisco. Stefan Kauske, allora, vediamo che io sto correndo velocissimamente. Dai, oh, Dio, come si fa? Allora, un attimino. Minchia, corro da Dio. Allora, oh, ma sono tutte deserte le strade. Non c'è il bancomat. Bene, dai, corri. Io sto correndo niente, corre lui. No! Bastardo! Tutto per cambiarlo. Se tu vuoi sfogare. Non sa come si spara. Lo so benissimo. Cos'è quell'alto? Dai, Scendi. Ok. Hai problemi? Sì. Lo invitiamo gentilmente a scendere. Che poi fate? Perché rimani in piedi poi cade. Allora ragazzi, ma dove sta andando? Un attimino, io devo. Lo so io dove sta andando in culo ai lupi. Scusate, ma. Stai scappando in culo. Mi sono tanto mi ha scappato in faccia. Aspetta, come cazzo è che si cambia visuale? Select. Oh, grazie. Ma fa cagare. Ok, così va meglio anche per me. Ma perché tutti hanno questa visuale? Perché è strano. Sembra tutto il controllo del. Siamo tu. No, niente polizia però. Niente polizia. Scusate. Scusi. Vabbè, oh, ma non va più c'è rotta. Di già, ma cazzo. Abbiamo finito la benzina. Però l'ha fatto. Ma è metropolitana! No, col cazzo. No, salite lì. Ma io volevo fregare il taxi, no? È bastardo sto qua, io prendo il tasto e non ruba. Bella, ciao. E c'è anche tizio dietro. No, io sono sostituto. No, metti select. No, qua. Vediamo cosa che fa. La tizia dietro. Ciao piccolo. Se scende. Ma no, non sta. Non scende la tizia. Solo se ti fermi scende la tizia. E non è più difficile ancora. Ma allora sappiamo dove dobbiamo portarlo. Ma in giro. Strogo. Oh, falla buttare giù da un fosso da qualche punto alto e molla lì con la tizia dentro. No, adesso facciamo una roba. Boom. Scusate, vabbè. Ricevuto un messaggio. Ci cosa di male, boh. Ah, cosa sta parlando di questo due? Un suo grande amico, GS98. No, ma che lieve problema a controllarlo. Ma valenza sta l'auto. È un taxi, mica. E comunque devi cambiare le marce, non puoi continuare. Si cambiano le marce, le cambia automaticamente. Vola. La tizia dietro vuole far notare che non si muove, non fa niente, sta lì ferma. Se ne può andare. Allora ragazzi, da questo momento. Scendi. E scappa. Vai, spara la tizia. Ok. Allora, un attimino che devo capire ancora. No. Hai due permirando le due spalle. Un attimo, figo. Muori con l'MP5K. Ok, dai, se muori. Intanto io spero che la fa con i signori anche le FOC. Armi tedesche tifose. No, mi scusi, sì, ma cosa bella che ti è passato proprio davanti. Io la volevo. Mi sparava la cazzo. Ma non volevo, mi scusi cazzo, ma è bastardo. Ragazzi, siamo 27 minuti. Allora, facciamo 30, visto che ci siamo. Ma sì, un attimino, ma qual è il tasto per il telefono? Oh, 30. Ma no, cerca di scappare dalla polizia. No, ma io il telefono. Su, non puoi fare niente col telefono, eh? Devo chiamare un numero. Allora, Ma cos'è che vuole? Si può chiamare il numero, no? No, l'intorno due volte su. Ah. Cos'è che vuole? E poi? Quali sono i tasti? Ah, 267. No, non mi interessa. Corri. Questo te la resta. Dai, vai. Ma cazzo, ma non parti! Vai, parti! Dai, tu. Io voglio rubare l'auto alla polizia. Ma no, ma non c'è differenza. Qua, No, l'auto polizia può fare. No! Così! Allora, ciao. Scegliamo che lì c'è un'auto alla polizia. Epico Jacopo Miche si butta per la mano. Secondo me ti freddano. No, ti freddano. Ma va. Ops, scusi. Ma non so.
Ma poi i poliziotti sono dei geni, dovete dirlo. Scusi? Sei morto. Cazzo, volevo fare un volo. Dai ragazzi, io direi basta. No, basta. Siamo a basta. Voglio soltanto una cosa. L'ultima cosa, per favore. Vabbè, dai, l'ultima cosa. 35. Allora, voglio provare sta cosa qua che... No, non mi interessa. Allora, qual è il numero per la polizia e per chiamare soprattutto? Così. 911. No, vai, chiamo. Chiamo con questo qua. Police. Adesso sì, dico 123. 123. Uno per chiamare la polizia, due per chiamare l'ambulanza e la pompiere. Perfetto. Dove stringiamo la gente, fanculo. Bella, grazie, posso mettere tu? Ok. Ecco, lui non c'è la polizia. Fu bella macchina. Era questo che volevo fare, infatti. Ma quella è bastardo. Ma no, poi difesa quella. Oh, bastardi. E fate che ti dice, no? È il CCD, qual è il problema? Ops. Il problema siete voi. Vai, schiaccia, vai. Arriva il sirene, L3. L3? Sì, prendi. Come cazzo è L3? Questo qua, quello del movimento, prendi. No, ma sei... Allora, un attimino, faccio io. Io sono espertissimo. Che? Ma stavo stare. Scusatemi. Ci sono il sirene con una lingua turistica. Oh, cazzo, non avevo visto. Devo anche farlo apposta. Chi ha il numero? Ok, adesso andiamo. Ci fatti sulle poste che facciamo un giretto. Oh. Ops. È vero, allora, ragazzi, manca la sirena, non so se avete notato, ma mancano due luci. Vai, che ne frega. Punto. Bella ragazzi, ok. Possiamo chiudere da questo momento. Sì. No, l'auto va ancora, ma che figata! La retromarcia! Ma cosa fa? Aspetta, ma se. Ho un piccolo problema. Jacopo! E ci immediatamente dalla macchina! Adesso attenzione, allora manca da 5, 4. Vediamo. Jacopo! E ci immediatamente dalla macchina! Non è un bene se ha preso fuoco! No. Ma che bello, c'è la signora! Salve ragazzi da Stefan Kraus Wolf e Bimbo Minchio.